Bella raga, andiamo a vederci sto film, oh! Bella! Ma dai, ma non ti buttare, fa così cacchiare le patatine, eh! Bella! Oh minchia! Perché li fai tu? Allora, cosa ci guardiamo? Siamo riuniti qui perché è un momento critico per il nostro paese. Le nostre spese superano enormemente le entrate e il nostro debito pubblico continua a crescere. Per coprire il disavanzo abbiamo emesso titoli di Stato che sono stati acquistati da imprese e banche. Così abbiamo ottenuto il denaro per risollevarci, ma questi titoli sono già scaduti e dobbiamo sostituire il denaro che non abbiamo. Ragazzi, chi ha portato le patatine? Eccole! I debiti di guerra negli anni 50. Come abbiamo fatto a pagarli? Negli anni 60 c'è una politica fiscale inadeguata, ma il debito non aumenta perché la Banca d'Italia stampa soldi liberamente e aumenta l'inflazione. Come mai dopo gli anni 60, investendo sul welfare state, il debito è aumentato? Forse perché non c'è stata un'adeguata pressione fiscale che risanasse il debito dell'investimento. Elementare. I conti tornano. Negli anni 70 il debito aumenta dal 40 al 60%. La politica del disavanzo dilaga come la peste e gli anni di piombo portano terrorismo e brigate rosse. Craxi, Andreotti, anni 80, il popolo acquista il debito pubblico che è arrivato al 100%. Mi avete ascoltato, Lourdes Checche? Compagni, siamo nel 94. Il debito è al 124%, ma il paese cresce e continuerà a crescere! Con l'Europa che vuole Maastricht e il debito al 60%. Dopo Mani Pulite ci aspettano 20 anni di berlusconismo! Oh ragazzi, ma io c'ho ancora fame. Se volete c'è questo. Si è molto parlato di debito pubblico imponente e di una classe politica che lo butta al culo alla povera gente. Una crescita ferma all'1,3% mentre la povertà cresce. Ma sono balle! Allora, quanti soldi sono? Sentiamo! E quasi 2.000 miliardi! Bravo! Ma tu hai capito come finisce? Ma...